Ciao a tutti, nella video ricetta di oggi andiamo a preparare una crostata cocco e cioccolato. Per prima cosa andiamo a preparare la nostra crema al burro al cioccolato, perché avrà bisogno di un tempo di raffreddamento, di riposo, di almeno un'ora in frigo. Quindi procediamo prendendo il nostro burro, che sono 100 grammi, burro morbido. Io l'ho tirato fuori un'ora fa dal frigo, così si è ammorbidito bene. 100 grammi di zucchero a velo. E andiamo a lavorare fino a ottenere una bella crema corposa. Una volta ottenuta la nostra crema, andiamo ad aggiungere 70 g di cioccolato fondente che abbiamo precedentemente fatto sciogliere a bagnomaria. E continuiamo a mescolare fino a che venga amalgamato bene il tutto. La nostra crema al burro è pronta, adesso andiamo a metterla in frigo e la lasciamo riposare un'oretta. Passiamo ora alla preparazione della nostra frolla di cocco. Prendiamo 100 g di farina di cocco, la mettiamo in un contenitore, 250 g di farina 00, la setacciamo e la mettiamo assieme alla nostra farina di cocco, in questo modo qua. Ok? Aggiungiamo 2 uova, 120 g di zucchero, 130 g di burro tagliato a pezzetti che deve stare freddo, freddo di frigo, e lavoriamo velocemente il nostro impasto. La nostra pasta frolla è pronta, adesso andiamo a farla riposare in frigo per almeno mezz'ora. La nostra pasta frolla è pronta, stesa in teglia, adesso la andiamo a cuocere in forno per 10-15 minuti a 175 gradi. Ecco qua il nostro guscio di frolla e adesso andiamo a decorare con la crema di burro al cacao che abbiamo fatto prima e con una crema di cocco che ho fatto montando la panna e unendo la granella di cocco. Una volta ricoperta la nostra base con crema cacao, per facilitarvi la situazione, visto che la crema cacao rimane un pochettino più dura da spalmare, basta che inumidite un pochettino il bordo del cucchiaio con dell'acqua. Adesso passiamo alla crema, quella al cocco. Finito di decorare, adesso vado a farvi vedere il risultato. Ecco qua la mia crostata cocco e cioccolato.